Ho impegnato il mio amico col suo peggiore nemico. Questa è una lettera, signora. Ma questa carta è come il corpo del mio amico. E ogni parola è una ferita aperta. Ma è proprio vero, Salerio. Tutte le imprese di lui sono dunque fallite. Nemmeno una gliene è riuscita. Né a Tripoli, né al Messico, né in Inghilterra, né a Lisbona. Non una delle sue navi è scampata agli scogli temuti dai naviganti. Neppure una. D'altronde pare che se anche egli avesse il denaro per soddisfare l'ebreo, questi non accetterebbe. Io non ho mai veduto creatura che avendo faccia d'uomo sia così avido e ghiotto da godersi così la rovina di un suo simile. Molesta il doge mattina e sera. Si appella alla libertà dello Stato per la giustizia che gli negano. 20 mercanti, il doge stesso e i più nobili patrizi hanno tentato di convincerlo, ma nessuno è riuscito di toglierlo dal malvagio pegno che gli pretende, dal suo contratto e dalla giustizia. Quando stavo con lui, l'ho udito giurare ai suoi compatrioti Tubal e Cus che preferiva la carne di Antonio a una somma 20 volte maggiore di quella che Antonio gli deve. E io so, signore, che se la legge, il potere e l'autorità non glielo vietano, la faccenda sarà dura per il povero Antonio. Ed è proprio il vostro amico a trovarsi in questo inficio. Sì, il mio amico più caro, l'uomo più buono e disinteressato che io conosca. Ma quanto deve all'ebreo? Per me 3.000 ducati. Soltanto! Ma dategliene 6.000 e annullate l'impegno. Raddoppiate 6.000, triplicate il totale, purché un amico come quello che mi descrivete non abbia a perdere un capello per colpa di Bassanio. Prima venite in chiesa con me e quando sarò vostra moglie andate subito a Venezia dal vostro amico. Mai dovrete giacere a fianco di Porzia con l'animo inquieto. Avrete tanto oro quanto ve ne occorrerà per pagare 20 volte questo piccolo debito e quando lo avrete pagato conducete qui il vostro fedele amico. Intanto Nerissa ed io vivremo come nubili o vedove. Venite, andiamo, che dovrete partire subito dopo il nostro matrimonio. Mostratevi allegro e poiché mi sarete costato caro, vi terrò caro. Intanto leggetemi la lettera del vostro amico. Bassanio mio, le mie navi sono tutte naufragate. I miei creditori diventano sempre più feroci. Il mio patrimonio è agli estremi. Il mio contratto con l'ebreo è scaduto. E poiché per pagarlo dovrò dare la vita, ogni debito tra me e voi sarebbe cancellato. Se potessi soltanto rivedervi prima di morire. Ma fate il piacer vostro e se il vostro affetto non vi consiglia di venire, non sia questa lettera a farlo. Amore mio, partite subito. Poiché me lo permettete, farò presto. E fino al mio ritorno nessun letto mi vedrà giacere, nessun riposo mi farà indugiare. Carceriere, badagli tu e non mi parlare di pietà. Dammi a sentire, Shylock. No, il mio contratto, non dire neanche una parola contro il mio contratto. Io rimango fedele qui al mio contratto. Ma hai chiamato cane quando non ne avevi motivi. Adesso, visto che sono un cane, bada, bada le mie zanne. Il doge mi farà giustizia. Ti prego, ascolta quello che ti dico. No, il mio contratto, non dire neanche una parola contro il mio contratto. Io rimango qui stretto, stretto al mio contratto, al mio contratto, al mio contratto. È il più insensibile cane che sia vissuto tra gli uomini. Lasciatelo andare. Da me non udrà più una preghiera. Vuole la mia vita. Conosco bene le sue ragioni. Ho liberato dai loro impegni con lui troppi di quelli che ogni tanto venivano da me a lamentarsi. Mi odia per questo. Sono sicuro che il doge non gli concederà mai di portare in fondo il suo contratto. Il doge non può impedire che la legge abbia il suo corso. Se negassi agli stranieri i privilegi che sono loro dovuti a Venezia, ne andrebbe di mezzo la giustizia dello Stato. Basta dunque. Questi dolori e queste rovine mi hanno tanto abbattuto
che domani avrò appena la libra di carne da dare al mio sanguinario creditore. Su, andiamo. E preghiamo il Dio che Bassanio venga a vedermi quando pago il suo debito. Tutto il resto non importa. Lorenzo, affido a voi la cura e il governo della mia casa fino a che non torni Bassanio. Quanto a me, ho fatto al cielo voto di vivere in preghiera e in contemplazione con la sola compagnia di Nerissa fino a che ella riabbia il suo sposo e io il mio signore. A 2 miglia da qui c'è un monastero e là ci ritireremo. Vi prego di non rifiutare l'incarico che l'amicizia e gli eventi mi costringono a dare. Signora, obbedirò con tutto il cuore ai vostri cari ordini. I miei servi conoscono già i miei progetti e considereranno voi e Jessica come il signor Bassanio e me. Andate dunque e a presto. Sereni pensieri e ore felici vi accompagnino. Auguro a vostra signoria la gioia del cuore. Vi ringrazio dell'augurio e sono lieta di ricambiarvelo. Addio, Jessica. Vado a fare. Senti, Baldassare, io ti ho sempre considerato un uomo onesto e fedele. Non darmi adesso una delusione. Dunque, prendi questa lettera e corri a Padova più presto che puoi. Guarda di consegnarla nelle mani stesse di mio cugino, il dottor Bellario. Prendi gli abiti e le carte che egli ti darà e portali di volo al traghetto per Venezia. Non perdere un attimo in discorsi, vai subito. Arriverò prima io di te. Signora, va bene. Ho un progetto che tu ancora non conosci. Vedremo i nostri mariti prima che essi lo pensino. Loro ci vedranno. Signorissa, ma con tali abiti che loro crederanno si possegga proprio quello che ci manca. E faccio qualunque scommessa che quando sarò vestita come un giovanotto, invece dei miei passettini avrò un passo virile. Parlerò di risse e di alterchi con la spavalderia del ragazzaccio e dirò le più pazze bugie. Ho in mente un migliaio di burle da Monello Spalcone, ma ancora non sono matura e mi ci devo esercitare. Perché ci cambieremo in uomini? Sono domande da farti, se ti udissero. Vieni, vieni, che strada facendo ti spiegherò il mio progetto. E vieni, spicciati, oggi dobbiamo fare 20 miglia. Ma come... Ah! Sì, proprio così. I peccati del padre ricadono sui figli. E io credo proprio che voi siate dannata. C'è una sola speranza. Ma è una speranza di genere curioso. E che speranza sarebbe, dimmi? Ma in fondo voi potreste sperare che non sia stato vostro padre a generarvi, di non essere cioè figlia dell'ebreo. Questa sì che è una speranza assai curiosa. Allora i peccati di mia madre arriverebbero fino a me? Ah, così è? E io ho paura che voi siate dannata tanto da parte di vostro padre, tanto da parte di vostra madre, e che se scanso scilla vostro padre, inciampo in Cariddi vostra madre. Insomma, in un modo o nell'altro, voi andate in malora. Sarò salvata da mio marito, che mi ha fatta cristiana. Già, ma lui è anche peggio di loro. Noi cristiani eravamo già in tanti, che in questo mondo ci stavamo giusti giusti. Questo aumento dei cristiani farà salire il prezzo del maiale, e se il porco lo mangiamo in tanti, presto non si potrà più trovare nemmeno una fetta di lardo da mettere sul fuoco. Lancillotto, racconterò a mio marito quello che dici. Sì. Eccolo che viene. Finirò per essere geloso di te, Lancillotto, se ti rincantucci così con mia moglie. No, Lorenzo, non abbiate paura di noi. Lancillotto ed io ci si bisticciava. Egli mi ha detto chiaro e tondo che in cielo non v'è perdono per me perché sono figlia di ebreo. E dice che voi non siete un buon membro della cristianità perché a convertire gli ebrei fate salire il prezzo del porco. E io gli dirò che più di te aumenta la comunità la pancia della negra. La negra l'hai messa incinta tu, Lancillotto, eh? È già molto che la mora cresca con ragione, ma se è un po' meno di una donna onesta, è già di più di quanto l'avessi creduto. Oh, Dio, Dio, Dio. Anche gli sciocchi fanno gli spiritosi. Io credo che presto il più bel dono dello spirito sarà il silenzio e che il discorrere avrà peggio solo per i pappagalli. Vai in casa, figliuolo, di che preparino la cena. La tavola, signore? Sarà preparata. La pietanza, signore, avrà i coperti. E in quanto al vostro andare a cena, signore, lasciatevi guidare dal vostro umore e dalla vostra fantasia. Con quanto discernimento sceglie le parole. Come ti senti, Jessica? E adesso, dolcezza mia, dimmi una parola. Ti piace la moglie del signor Bassanio? Più di quanto sappia dire.
È molto giusto che il signor Bassanio viva da probo, perché benedetto com'è nella moglie, già trova in terra tutte le gioie del paradiso. E se ne abusasse adesso, non avrebbe più ragione di goderle dopo morto. Se tu e Dì dovessero in una partita celeste giocarsi due donne terrestri e Porzia fosse una di loro, insieme alla seconda dovrebbero mettere in gioco qualcos'altro, perché in questo povero rozzo mondo non troverebbero un'altra donna simile a Porzia. E tu hai me un marito pari alla moglie che Bassanio in Porzia. Sì. Ma adesso non domandare il mio parere anche su questo. Te lo domanderò. Tra poco. Prima andiamo a cena. Lascia che ti lodi finché ho bevuto. No, ti prego, parliamo a tavola, così qualunque cosa tu abbia a dire, io me la digerirò. Col resto. Va bene. Ti convirò io. Antonio è venuto? Sono qui, agli ordini di vostra serenità. Ti rincresce per te. Sei venuto a rispondere a un avversario duro come un sasso. A uno sciagurato che non conosce misericordia e non ha scrupoli di pietà. Ho saputo che vostra serenità ha provato tutto per mitigarne il rigore. Ma poiché egli rimane ostinato e nessun mezzo legale può salvarmi dalla sua malignità, intendo opporre la mia pazienza alla sua furia e mi preparo a soffrire con tranquillità d'animo la crudeltà e l'ira dell'animo suo. Fate venire l'ebreo davanti alla corte. Eccolo, signore. Fate largo. Io lo vedo in faccia. Shiloh, qui tutti pensano, e così penso anch'io, che tu voglia spingere la tua apparente crudeltà soltanto fino all'ultimo momento del processo, ma che poi avrai una compassione e una misericordia anche più rara di quanto lo sia questa tua simulata ferocia. E anche pensano che se adesso tu esigi la penale che ti spetta, che una libra di carne di questo sfortunato mercante, poi non solo rinuncerai alla penale, ma gli condonerai anche metà del tuo credito. Avendo pietà delle perdite che in questi giorni si stanno accumulando sulle sue spalle e che bastano a schiacciare questo principe dei mercanti, il cui stato commuoverebbe petti di bronzo e rudi cuori di macigno e duri turchi e tartari mai suscettibili di cortesia. E adesso rispondi con umanità, ebreo. Vostra serenità già conosce le mie intenzioni. Sul nostro sacro sabato ho giurato di avere quanto mi è dovuto per la penale scritta nel contratto. Se me la rifiutate, tutto il rischio ricadrà sui privilegi della vostra città. Voi mi chiedete perché preferisca ai 3.000 ducati il peso di quella putrida carne. Non risponderò su questo. Vi basta? Dite pure che ciò dipende da un mio capriccio. Vi basta? Cosa direste se la mia casa fosse infestata da un topo e a me piacesse dare 10.000 ducati per farla avvelenare? Vi basta? No! Ecco perché non posso, e potendo non vorrei darvi le ragioni del mio odio antico e della schietta repugnanza che provo per Antonio e che mi spingono a fare conto di lui questa per me
rovinosa richiesta, ma risposta destra. Questa risposta non scusa la tua crudeltà. Ma perché con le mie risposte? Ma gli uomini uccidono forse ciò che non hanno. E chi può pensare ad odiare senza pensare ad uccidere? Ma un'offesa non si muta in odio d'un tratto. Vuoi tu che un serpente ti morda due volte? Non dimenticare che hai da fare